non le impongo io, non le impongo io le ossessioni estetiche, che un mondo femminile o che si rivolge al mondo femminile propone alle donne, e le mie colleghe che hanno la possibilità di raccontare un altro femminile, secondo me hanno la possibilità di raccontare un femminile che non dipende sempre solo dall'uomo, che non è solo la donna nevrotica, che non è solo la donna bisognosa, come siamo stati in grado di fare negli anni. Fino a quel momento non ci si può lamentare che il typecast sia sempre solo a 42 anni. Siamo circondati da cinema che invece riesce, soprattutto in Nord Europa, ma anche in Turchia, in Spagna, a raccontare una donna che ha più ampiezza. Devo dire che la mia amica Maria Sole Tognazzi, con Viaggio Sola, è riuscita a raccontare una donna veramente svincolata dal maschile. E mi piacerebbe tanto che la donna si riappropriasse della capacità di saper raccontare il femminile, che stimo, apprezzo, amo e che non è solo una mutanda. E nei due spettacoli che ho fatto come regista, le donne erano protagoniste, sia in Servo per due che nella Controra, che era tratta dalle tre sorelle, perché penso che l'energia della donna sia un'energia del mondo, e perché penso che le donne siano molto più forti di noi, e perché stimo le donne enormemente e non penso che sia io a dare dimensione alla donna. Io non so se questi spettacoli siano mai arrivati a Bari, spero che sia. Come? Servo per due è stato scritto in questo palco. Mi spero comunque anche di ricerca, non l'abbiamo vista. E la Controlla? La Controlla purtroppo non è arrivata qui. Partita si è fermata a Firenze. Raccontiamo un attimo, cos'era la Controlla? È un degli spettacoli più belli che ho visto al teatro negli ultimi anni. Sono anni che mi chiedo, ma perché non vai in tournée? La Controlla era un riadattamento delle tre sorelle da 47 a 52 in una confine tra Puglia e Basilicata, dove Olga Mascia e Irina diventavano Carmela Maria, e poi mi sfugge, non avendo ancora Mentolo io riadattato. E tutto tornava meravigliosamente. E la Controlla lo sappiamo tutti cos'è da questa parte del mondo. Cioè quel momento in cui tutto si sospende, che non c'è niente di più cecoviano di questa cosa. È stato spaventosamente bello vedere come immediatamente si adattasse da solo, mentre lo riscrivevamo, sempre insieme a Paolo Sassanelli, che è barese, come sapete. C'era un cast femminile importante, ma non tutto pugliese. No, non c'era un cast femminile importante, ma non tutto pugliese, ma che ha fatto un lavoro sulla lingua e che sono molto felice d'aver portato in scena, anche perché sono oggettivamente anche i miei ricordi d'infanzia. Io vengo da una famiglia, mia madre ha tre sorelle, io ho tre sorelle, mio zio ha tre sorelle, motivo per cui io ho solo due figli e mi fermo. Per me questo è stato un grande privilegio, per quello dico la cosa che dicevo prima. Cioè io sono cresciuto con la fortuna di non aver paura delle mie emozioni, perché ho avuto il beneficio di crescere in mezzo alle donne. E ho assistito e ancora oggi assisto a bocca aperta a una meravigliosa e incomprensibile complessità dell'essere umano femminile. E avendo due figlie, una anche che è quasi adolescente, patisco la sua complessità. E ne sono mirato. Però la cosa più inaspettata e difficile, diciamo, che ti ha detto. Più inaspettata e difficile che lei mi ha detto. No, non è tanto nella comunicazione di quel mondo lì, è quella cosa meravigliosa e inspiegabile che tu ti svegli la mattina e hai di fronte tre esseri umani meravigliosi, tutti dicono, bello, facciamo amore, quanti sono, beh, entra nel bagno. Si chiude la porta, sei contento, ti senti anche uomo di casa, escono. Allora,
o io ho qualcuno che mi farà mettere le tubature, oppure un po' di lunaticità, le donne ce la devono avere. E tu svegli tua figlia, amore, buongiorno. Sono le 6. Cosa vuoi mangiare? Fortunatamente me lo sta prendendo anche con mia moglie, per paritaria la cosa. Però insomma questa capacità di saper cambiare umore. Dice, no, guarda, non sto arrabbiato, perché non ho trovato la figlia. Guarda, No! Fondamentalmente ho imparato una cosa sacrosanta, stare zitto.